posizionato su una maniera in modo digitale. Arriva l'edizione digitale del Natale che non ti aspetti, un pieno di eventi che riempiranno di atmosfera natalizia la provincia di Pesaro Urbino, con il coinvolgimento di oltre 20 borghi. Si parte l'8 dicembre e si arriverà fino all'Epifania con una versione completamente online per via dell'emergenza sanitaria che gli amanti del Natale potranno seguire attraverso la pagina Facebook dell'evento. Un brand consolidato, coordinato dalle Proloco di Pesaro Urbino, promosso dalla Regione Marche e dalla provincia, in collaborazione con Confcommercio. Magie e suggestioni a partire dall'8 dicembre, quando un fascio di luce rossa illuminerà un monumento simbolo di ogni borgo aderente all'iniziativa. E a far divertire i più piccoli ci penserà Babbo Natale Digitale. Abbiamo tante idee, da oggi il sito online, ilnatalechenontiaspetti.it, sul sito troverete le ricette, troverete i ristoranti che parlano del nostro territorio, quindi presentano i propri menù, troverete l'artigianato artistico e quindi dando spazio anche a tutte queste attività, perché in questo momento hanno sofferto più di altri, quindi stiamo puntando tutto su questo e cercando di portare tutti quei turisti a livello nazionale ad acquistare i nostri prodotti. È vero che non è uguale ad essere qui sul posto, però ad acquistare i nostri prodotti e dare man forte, perché poi se riusciamo a far mantenere vive le attività, sono quelle stesse attività che il prossimo anno ci daranno aiuto per poter realizzare di nuovo il progetto del Natale che non ti aspetti. Tutte le informazioni sono disponibili nel nuovo sito www.ilnatalechenontiaspetti.it, una manifestazione che vuole essere d'aiuto per le attività del territorio e per tutta la filiera dei prodotti tipici locali. Bene ha fatto l'UMPLI a decidere di riconfermare il Natale che non ti aspetti con la creazione di un sito apposito, un sito internet che dà la possibilità comunque di conoscere i ristoranti che propongono dei menù particolari legati alla tradizione natalizia, con la possibilità anche di conoscere i prodotti artigianali che le nostre aziende artigiane fanno sul territorio. Le manifestazioni natalizie hanno incrementato i flussi turistici nella nostra provincia, hanno fatto lavorare i ristoranti, hanno aumentato i consumi nei negozi, portando tanti turisti nella nostra provincia, cosa che ovviamente quest'anno ci mancherà molto.